Oh, hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Nazima Eleven con Luce. Oggi affronteremo una squadra davvero davvero forte, si chiama i Demoni. Come vedete non ho il solito Victor Blade davanti, ma ho Saturn e come potete vedere i giocatori sono ad un livello leggermente tanto alto. Leggermente tanto non è proprio una parola, però insomma i giocatori che ho sono di livello davvero alto. Vedete la squadra com'è? Insomma è una bella squadretta. Ho 60 amici e il livello della squadra è 93. Insomma ho praticamente giocato quasi tutte le amichevoli del gioco. Alcune le ho dovute rifare, però oggi si affronta una squadra potentissima. È la fusione dell'artiglio del sud con la zana del nord. E un po' che ti aspetto, sai? Spero che tu sia venuto per disputare qualche amichevole extra. Oh sì, Maddy. Eccola qua, Demoni. Dopo aver sconfitto questa a livello S, si possono aprire questi due. Ma il Team Zero, l'artiglio del sud, non sono riuscito a batterla a livello S, quindi... niente. Dovrò davvero impegnarmi per riuscire a farlo, però oggi affrontiamo i Demoni. Che bel nome. Livello 85. Non sarà per niente facile, però almeno un gol devo farlo. La formazione, vabbè, mo la cambio perché non mi sembra tanto adatta allo scopo. Guarda questi come stanno messi. Vediamo un po', quelli che non abbiamo visto l'altra volta, vabbè, sono alcuni della zona del nord, ma... non fa nulla, non fa nulla. Non è questo l'importante. Dunque in campo, il campo per me, ho praticamente tutti quanti della Raimond normale, con l'aggiunta di Axel e Saturn. Potrei mettere Archer, che ha carisma. Anche tengo, aspetta, a posto di Michael, va, Michael va bene qui. Sì, potrei fare un tiro con Michael con stoccata del balista, ma no, va bene così. Lucian Dark fa paura. E Saturn, vabbè, portierone. Con lo spirito Grandius, ovviamente. Axel Blaze con Surtur, che mi sembra sia di default. Anche per fare tormenta di fuoco, quindi ok. Per il resto mi sembra tutto a posto. Metterei più che altro così, anche se a dire il vero Arion, avendo Super Pegaso, è molto buono come spirito. Però con chi iniziamo? Proprio con Pegaso, direi io. Non ho idea di che tipo di squadra sia, so solo che hanno tutti evocatori. Dovrebbero essere tutti quanti evocatori. Hanno degli spiriti guerrieri davvero interessanti. Però il livello 85 è quello che mi fa, tra virgolette, paura. Perché potrebbero bloccarmi con delle tecniche lo spirito guerriero. Però io sono al 99. E loro no. Avevo tirato. Ci provo prima che mi blocca. Non si sa cosa ha fatto. Non ha tirato in porta Axel nonostante stesse lì. O meglio, ha tirato ma ha fatto un passaggio più che altro. Pedone bianco. Che tristezza, guarda. Che tristezza per me. Andiamo con Maestro, va. Mi abbassa il volume che mi sta distruggendo i timpani. Ecco qua. Vediamo un po', ce la facciamo con Maestro, Pedone Bianco, sì. Ah, ok. E in tutto questo non ho ancora potenziato gli spiriti guerrieri. In tutto questo, eh. Vediamo, capiamoci. A parte che non gioco mai con gli spiriti guerrieri, quindi è normale. Anche perché tanti amichevoli erano facili, quindi non serviva neanche che facessi gli spiriti guerrieri. In compenso ho migliorato di molto le tecniche. Cari taglienti, via. Sperando che non faccia fallo stavolta. Ok, oh, con Victor. No, porca zozza. Grande illusione, grande, ce la facciamo. E dovrei tirare con... sì! Armonia atomica. Plang. Dovrebbe essere un gol sicuro se nessuno si intromette. Ok, portiere. Oh, barriera monolitica. No, la passa tranquillo. È uno spirito guerriero. È comunque uno spirito guerriero. Meno male, meno male. E un gol è in rete.
Un punto per noi. Ottimo. Oh no, ottimo, è così che si fa. Però la paura c'è sempre. Perché dovrei evocare Grandius per stare tranquillo. Arion, ecco, bravo Arion, avanza un pochino anche tu. Fatti valere, fai vedere che sei un giocatore di tutto rispetto. Peccato che non ho... Porca... Cosa ho fatto? Porca miseria, che sbaglio stupido. Volevo passare a... Volevo tirare Axel davanti con la freccia, ma ha passato. Perché ho toccato male sullo screen, porca zozza. Dunque, se avanzo... No, mi fa male, quindi scendo sotto i 90. No, non scendo per niente, meglio così. Quindi, ora che vado avanti, 20, 30, sì, dovrei farcela comunque sia a tirare. Chi è? Che è portierone? No, meglio così. Drake, cavaliere dragone, questo è forte. Oh mio Dio, no, scappa, scappa, scappa. Scappa, scappa, scappa con il cressino. Mi ha tolto punti importanti? Mi ha tolto punti importanti, signori. Ok, io vi voglio bene, però voi non potete bloccarmi l'azione in questa maniera. Va bene? Senti. Ecco, va bene. Mo ti faccio tirare Axel, però. Mi bloccano l'azione, su più bello potevo tirare, fare gol con lo spirito. Primo tempo, va bene. Gli ho quasi decimato i giocatori. Li ho quasi. No, li ho decimato. Non li ho quasi. Gli ho decimato i giocatori con lo spirito guerriero. Quindi si attaccano. Possono evocarne al massimo un altro paio, credo. Col portiere. 3, 4. Incantatrice reale, regina bianca. Cane taglianti Z. Nulla. Wow, allora è forte. Deve essere forte allora. Attacco, ottimo, con lo spirito di maestro. Di Riccardo maestro. Anche... Va bene però, va bene. Si è consumato molti punti. È ottimo. Niente, questo pure sta al 99, ma non gli ho fatto fare granché. Io ho scelto questi giocatori, ma in realtà ce ne avrei tanti altri che ho usato. Alcuni li ho messi ai box, quindi neanche ho avuto modo di usarli alla fine. Niente, blocco, non lo so, tanto questo mi supera. Ah no, wow, Axel. In quale universo quella palla si muove in quella maniera? Se io la passo lì, perché va da tutt'altra parte? Io questo non capisco. La fisica in Nazum Eleven è strana. Molto. Ali gemelle. Luce oscura. Non mi ricordo che fa. Ho letto alcuni commenti sul fatto che ho chiamato... No, fuori gioco, te pareva. L'avevo capito prima di passare, però ho detto proviamoci lo stesso. Male che va. Male che va, non facciamo nulla. Ti prego, finisci di maestro e spacca regina bianca. Bravo, va bene, va benissimo. Sono libero di tirare con le tecniche. Con niente sono libero. Con niente. No. Allora adesso evoco Grandius. Grandius mi piace perché è di Mark. Avrei anche Mark in squadra, però... In questo momento è fermo. Tiriamo con Riccardo. Andiamo con tiro sonoro. Versione 4. Non sono ancora riuscito a potenziarlo del tutto. Ah, corona di fuoco. Allora è inutile. Wow. Ragazzi, fermiamolo per favore. Non... Oh, aspetta, Muraglia di Atlantide è livello 2? Ah, non lo sapevo. Perché non l'ho potenziata mai. Neanche su Ombra.
Arion, sei l'ultimo baluardo con lo spirito guerriero. Potrei evocare quello di Victor, però... Però Pegaso, guardalo, ragazzi. Pegaso è devastante. Non ce n'è per nessuno quando c'è Pegaso in campo. Chi è, mo? Quanti? Tutti evocatori. Questo è il terzo che ho contato oltre a portiere. Con Axel però non ho... Tackle rovente. O tackle. Più che altro tackle. La pronuncia corretta, ma chi se ne frega? Però no, non ho tecniche di... Cioè, se fosse Axel di Inazuma Eleven 2 con... fiammata tripla al posto di tormenta di fuoco che fa appunto con lo spirito guerriero, sarebbe... Oh, è finita, 1-0. Sarebbe un giocatore... Muah. Per me Axel di Inazuma Eleven 2 è il meglio. Gli manca solo fiammata tripla. Abbiamo perso. Ce l'abbiamo fatta. Siete stati grandi, ragazzi. Ma è andata molto bene, devo ammettere. Pass Chaos. Wow. Quindi finisce così. Ah. È finita così. Bene, allora direi che questo conclude le amichevoli extra di Inazuma Eleven. E... Boh. Io avrei reclutato giocatori di tutti i generi. Mark, Timmy, Houdini, questo che non mi ricordo chi è. Beh, allora direi che per questo video è tutto, Cuj, e come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Dato che oggi è venerdì, domani è sabato, usciranno altri video, Inazuma riprende lunedì. Lunedì riprendo con la pubblicazione di Chronostones, Tuono, con gli extra, iniziano gli extra, dovrebbero essere 5 episodi massimo di partite, intendo. E non lo so, di preciso non lo so quanti episodi potrebbero essere. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. Oggi pomeriggio ovviamente io che Watch Blasters. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.